Buon proseguimento di giornate, di nuovo buona Pasqua a voi tutti, cari amici. Bene, le due puntate che abbiamo visto quest'oggi sul canale 26 del digitale terrestre Cielo TV di SmackDown e di Raw ci hanno praticamente fatto arrivare al culmine delle rivalità in quello che ha chiuso il cerchio in vista di WrestleMania che ovviamente ci tengo a dire, essendo trasmissioni in ritardo di una decina di giorni circa su Cielo, ovviamente WrestleMania si è già disputata, però ovviamente poi sulla frequenza saranno emanate da Luca Franchini i risultati domenica prossima. Quindi partiamo subito da Raw, dove c'è stato un bellissimo segmento di Undertaker, concluso con la famosa lapide di partita di AJ Styles, tra virgolette. Poi Aleister Black ha avuto un match abbastanza semplice, però pur sempre di preparazione per la sua sfida contro Bobby Lashley a WrestleMania. Poi Kevin Owens e gli Street Profits hanno praticamente battuto Angle Garza, Austin Theory e Seth Rollins, soprattutto da certificare il fatto che Seth Rollins non ha lasciato il tempo a Kevin Owens di festeggiare il suo conteggio finale, perché lo ha colpito con un curb stomp, ovviamente sempre in riferimento alla loro sfida che ovviamente hanno già fatto a WrestleMania. Asuka ha battuto Kayden Carter, questa giovane atleta che da qualche settimana si vede nei radar come esperimento, diciamo, dei roster principali, anche prendendo parte alle puntate dello show Main Event. E proprio nel match di chiusura, come dire, nella parte conclusiva della serata, promo di Paul Heyman per pubblicizzare il match della bestia incarnata contro Drew McIntyre a WrestleMania per il titolo WWE. Ovviamente da non dimenticare anche il segmento iniziale di Becky Lynch, che però è stata trafitta da Shayna Baszler, sua prossima avversaria allo showcase degli Immortali. Invece, per quanto riguarda SmackDown, comunque è stata fatta una modifica al match con le scale per i titoli di coppia, quindi non saranno tutti i sei atleti a prenderne parte, ma solo tre: John Morrison, Jimmy Uso e Kofi Kingston. E quindi sarà interessante anche vedere questa cosa. Tamina continua a mettere terrore alla divisione femminile dello show blu del venerdì sera battendo Naomi. Tiger ha sconfitto per squalifica Dolph Ziggler. Ovviamente qui sappiamo c'è tutta la dinamica Mandy Rose, Otis, Dolph Ziggler, Tiger, Sonya Deville e quant'altro. Daniel Bryan ha battuto Shinsuke Nakamura. Ovviamente poi alterco dopo il match tra Cesaro e Drew Gulak. E poi il segmento che a detta mia è stato insomma abbastanza credibile perché vabbè sappiamo tutti John Cena è un protagonista diciamo proprio di intrattenimento attoriale, quindi anche se non c'era il pubblico alla fin fine come dire ha detto io sono pronto ad affrontarlo il demone dei Fiend Bray Wyatt e poi lo stesso dei Fiend si è preso, tra virgolette, il gioco dello stesso John Cena.
Bene, con questa nostra sintesi è tutto, quindi per le prossime due puntate di Raw e di SmackDown, appuntamento a domenica prossima, quindi al 19 aprile, quindi buon proseguimento di domenica e di nuovo buona Pasqua a voi tutti. Alla prossima, ciao!